La data non è stata affatto casuale. Il 1° maggio, la festa dei lavoratori e del lavoro, e un'azienda metalmeccanica di grande livello come la Svia ha deciso di inaugurare una nuova parte del suo stabilimento di Lucignano con una apposita festa che ha richiamato tanta gente nella zona del Fossatone. C'era anche il presidente della regione Eugenio Giani, che ha raccolto l'invito di Mauro Vannoni e Ivano Sambuchi, i due imprenditori dell'azienda che costruisce macchinari di alta specializzazione per le ferrovie. Qui c'è lavoro, c'è competenze, c'è alta tecnologia e quindi prospettive per il futuro legate alle vicende della cura del ferro che vede per i trasporti sempre più necessario le linee di ferrovia e il materiale rotabile che possa dare risposta. All'interno dello stabilimento, mentre Vannoni spiegava proprio a Giani le varie fasi della produzione, Ivano Sambuchi ha ribadito l'importanza della scelta strategica fatta con il trasferimento dall'Alto Tevere alla Valditiana. Questo è un mercato che se lo vuoi perseguire e poter soddisfare appieno ha bisogno di spazi prima di tutto importanti, ha bisogno di strutture, infrastrutture estremamente importanti come quella di cui oggi godiamo che è il raccordo ferroviario con l'Arezzo-Sinalunga, sulla linea sulla quale noi, oltre che poter fare le nostre prove dinamiche e quant'altro per l'omologazione dei mezzi, riusciamo a portare gli stessi clienti a provare le macchine. Oggi, indotto compreso, intorno alla Svi lavorano 400 persone, tanta roba per Lucignano. Il sindaco Roberta Casini ha espresso la sua gratitudine per la scelta fatta dall'impresa. Credo che davvero con queste esperienze, ripartendo dai territori, si possa davvero ripartire veramente dal lavoro, dalla sicurezza sul lavoro e dare uno spiraglio a tutti quanti.